4 gennaio 2010. Ci troviamo ora a Chelimane, in Zambesia, dove Fra Antonio Trigiante sta realizzando un salone per la musica. Questo salone è inserito all'interno dei progetti della Cooperativa di Promozione Umana, cooperativa sorta 20 anni fa con l'intento di aiutare le persone più povere di questa città. Mettere insieme questi due aspetti credo che sia importante. Quando si trasmette l'amore per qualche cosa, le cose possono cambiare intorno a noi e credo che questa serata ce la possa dimostrare. Grazie e buonasera a tutti. Grazie. Faccio parte di un gruppo di persone che insieme alla comunità di Sant'Egidio di Roma ha voluto ideare questo progetto. Crediamo noi tutti che la musica sia parte fondamentale della vita di una società. La musica è cultura, la cultura è democrazia. Thank you.
bene. Carissimi amici, ci troviamo di fronte a un'iniziativa nuova. Forse qualcuno che non ama la musica, non ama la bellezza, non conosce l'arte, potrebbe criticarmi con tanta miseria, con tanta povertà. Pensiamo a costruire il salone, dovremmo parlare di bambini che muoiono di fame, dovremmo parlare delle miserie che vive questo popolo. Ma per me questa è una cosa molto importante. La cultura, la formazione, il cammino è una cosa che mi dà forza e coraggio. Anche questi bambini sono come i bambini italiani. Qui ci troviamo dove i bambini e anche gli alunni fino al liceo e dopo anche continuo per tutta la vita non conoscono le sette note. Io ho fatto questa esperienza qui cominciando con i bambini della casa famiglia a farla apprendere la nota, a far apprendere a toccare il flauto, a fare piacere, gustare la musica. Oggi ci troviamo, grazie a tutti gli amici e ai benefattori, a realizzare questo salone. Questo salone deve essere anche per recuperare le grandi tradizioni musicali che esistono in questa città, in questa provincia. Qui ci sono strumenti musicali che durante il tempo coloniale sono stati anche distrutti, fatti sparire, durante il tempo di guerra, ma noi possiamo recuperare questi strumenti musicali. Qui ci sono tante bellissime melodie che ancora oggi nei campi del riso, nel campo del grano turco, nelle produzioni creano l'ambiente di festa, di amicizia, di unione. Ecco perché dicevo questo salone vuole essere un inno alla musica, vuole essere un propagandare per tutti la bellezza della musica. Grazie e vi auguro di cuore ogni bene. Pace e bene. Paese democratico se non c'è cultura. Grazie di tutte le vostre donazioni.